Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Permacil. A cosa serve? Permacil ha un medicinale veterinario a base del principio attivo penicillina iodidrato, appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico penicilline sensibili alle beta-lattamasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Divasa Pharmavic S.A. Permacil può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Divasa Pharmavic S.A. Concessionario: Divasa Pharmavic S.A. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: penicillina iodidrato. Gruppo terapeutico: antibiotici. Forma farmaceutica: fiala iniettabile. Confezioni: Permacil 236,3 mg/mL Polv Esolv per SOSP Iniet 10 milioni UI 10 FL più 10 FL 36 ml. Principio attivo: polvere e solvente per sospensione per iniezioni. Flacone di polvere. Polvere fine di colore bianco crema. Flacone di solvente. Soluzione trasparente incolore. Sospensione ricostituita. Sospensione di colore bianco crema. 1 ml della sospensione ricostituita contiene penetamato iodidrato 236,3 mg, equivalente a 182,5 mg di penetamato, equivalente a 250.000 IU di penetamato iodidrato. Indicazioni: trattamento di mastite in bovine in lattazione provocata dagli Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae e Staphylococcus aureus, non produttori di beta-lattamasi, sensibili alla penicillina. Posologia: somministrare mediante un'iniezione intramuscolare in profondità. Istruzioni per l'uso: ricostituire la sospensione utilizzando l'intero contenuto del flacone di solvente. Al fine di somministrare il corretto dosaggio, utilizzare il flacone con il prodotto in polvere che contiene penetamato iodidrato 5 milioni IU con il flacone di solvente che contiene 18 ml di solvente sterile. In alternativa, utilizzare il flacone con il prodotto in polvere che contiene penetamato iodidrato 10 milioni IU con il flacone di solvente che contiene 36 ml di solvente sterile. Agitare bene dopo la ricostituzione. Saranno necessarie almeno 10 agitazioni dei flaconi. Ogni ml di sospensione contiene 250.000 IU, 236,3 mg, di penetamato iodidrato. Dosaggio: 15.000 IU, 14,2 mg, di penetamato iodidrato per chilogrammi di peso corporeo barra al giorno, equivalente a 6 ml di farmaco ricostituito barra 100 kg peso corporeo, per 3-4 giorni consecutivi. Agitare bene prima dell'utilizzo. Somministrare il dosaggio raccomandato giornaliero ogni 24 ore per 3-4 somministrazioni consecutive. Avvertenze: il presente farmaco veterinario non contiene alcun conservante antimicrobico. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. L'utilizzo del penetamato iodidrato per il trattamento di mastiti deve essere accompagnato da misure di carattere igienico al fine di prevenire nuove infezioni. Nel caso in cui informazioni epidemiologiche a livello locale, regionali, relative all'allevamento, indichino una possibile ridotta suscettibilità dei relativi ceppi delle specie batteriche coinvolte nella mastite, l'utilizzo del prodotto deve essere basato su test di sensibilità dei batteri isolati da animali malati. Il farmaco veterinario non ha efficacia contro organismi che producono beta-lattamasi. Dovranno essere tenute in conto le politiche antimicrobiche ufficiali a livello nazionale e regionale nel momento in cui ha utilizzato il prodotto. L'utilizzo difforme del prodotto dalle istruzioni fornite sull'SPC potrà incrementare la prevalenza di batteri resistenti alla benzilpenicillina e potrà far diminuire l'efficacia del trattamento con altri antibiotici beta-lattamici a causa della possibile resistenza incrociata. Tempi di sospensione: carne e visceri, 4 giorni. Latte, 60 ore. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.